Leucemia mielomonocitica cronica. È quanto si legge nel bollettino medico diramato questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove da ieri si trova ricoverato in terapia intensiva il presidente Silvio Berlusconi. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, fa sapere il professor Zangrillo. La situazione al momento rimane complessa ma stabile. Nel frattempo il cavaliere ha iniziato la chemioterapia per combattere questa forma di leucemia, che sarebbe stata la causa di questo ultimo ricovero. Questo giorno di memoria per la Repubblica è un rinnovato giorno di impegno, è quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del comune dell'Aquila nella ricorrenza del sisma. Presente ieri alla funzione religiosa per il 14° anniversario del terremoto, anche la Premier Giorgia Meloni, visibilmente commossa all'interno della chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo. Dietro alla strage di Via D'Amelio, oltre alla mafia, ci sarebbe la partecipazione anche di altri soggetti diversi da Cosa Nostra e o di gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino. Lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. L'accertamento istruttorio, spiegano i giudici, sconta gli inevitabili limiti derivanti dal velo di reticenza cucito da diverse fonti dichiarative. Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky, lo ha riferito la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in conferenza stampa al termine della sua visita in Cina insieme al leader francese Macron. Lo stesso Macron e Xi Jinping hanno chiesto colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina il prima possibile e si sono detti contrari all'uso delle armi nucleari in Ucraina. Immediata però la risposta da Mosca: per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica.